sempre durante questo percorso naturalistico lettone abbiamo incontrato delle figure che rappresentano il mondo più classico che potete trovare nella Lettonia. Questa scultura rappresenta il pollo perché è l'alimento fondamentale della cucina lettone, cucina rurale, cucina povera, e il pollo, come tutti voi saprete, è cacciato dalla volpe. Quest'altra scultura qui rappresenta la volpe che sta cacciando il pollo. La volpe che sta cacciando il pollo perché? Perché nella cultura popolare lettone, come anche in quella italiana, la volpe simboleggia la furbezza, simboleggia l'animale scaltro che va e caccia quello che quanto di meglio all'uomo, ovvero il pollo, e glielo ruba e glielo porta via. Ecco, questo abbiamo trovato, questa piccola raffigurazione. Guardate, questa volpe è veramente impressionante dal punto di vista della sua fattezza. Abbiamo una volpe lunga, da qui in avanti incomincia la sua coda, e la coda, questa, praticamente la volpe è tutta tesa a caccia del pollo, è tutta tesa a caccia del pollo, e sta a simbolizzare la beffa che si fa alla natura sui confronti dell'uomo, ovvero l'uomo prende gli animali, li adotta per sé, li tiene, li alleva, e però la natura cerca di riprendersi e portare via quanto di meglio l'uomo ha riuscito a coltivare per se stesso. E praticamente questa scultura simboleggia la lotta tra la natura e l'uomo, l'eterno dilemma, ovvero chi riuscirà a spuntare l'uomo o la natura?